pomeriggio dallo stadio Meno di Pasquale di Avala, dove tra qualche istante scenderanno in campo per l'atteso big match degli ottavi di finale campionato allievi regionali i padroni di casa Atletico Avola e la San Pio X squadra Etnea. Ricordiamo che è una partita unica dove uscirà fuori solamente la squadra che accederà una sola squadra ai quarti di finale, quindi tra le 8 più forti squadre di Sicilia. L'Atletico Avola in completa casacca bianca, invece pantaloncini bianchi e casacca nera la squadra etnea del San Pio. Nella zona centrale del campo è il capitano della San Pio che perde sfera, Andrea Mangiagli che allarga sulla sinistra per Orazio Basile, perde l'attimo giusto, zona centrale Fabio Parisi a scodellare una palla verso l'area di rigore della formazione etnea, giunge ad Andrea Mangiagli, si gira centrocampista esterno in forza alla San Pio, ha tentato una battuta determinante per il gioco della San Pio, palla scodellata da Orazio da ancora tenta Andrea Mangiagli di prima intenzione, forse colpisce direttamente un difensore, non sappiamo se viene intercettata con il braccio questa fiondata di Andrea Mangiagli, protesta in modo vivace per il direttore di gara, tutto regolare, azione pericolosa di Andrea Mangiagli, azione e ancora una volta su angolo. Tutti i giorni nel calcio giovanile il pubblico si limita a quello dei genitori e di qualche cugino e via là, qua vedo veramente... E in questo momento su 1-2 Mangiagli la bruna, è un difensore etneo che nel tentativo di liberare colpisce anche il bomber Corrado Labruna, attaccante Corrado Labruna per il signor e Marcello Neri di prima intenzione, Orazio Basile sfugge dalla sinistra, prova lungo ad andare via, subisce anche un fallo, però per il signor Laterra tutto regolare, e poi nell'azione successiva è lo stesso Basile a commettere fallo. Probabilmente proveranno a fare un'incursione, adesso sentiamo, vediamo il lancio, la palla per intercettata da Criscione che la dà per Lucio D'Amico che è un ottimo incursore, attenzione, e la palla purtroppo l'appoggio di un compagno che torna indietro ed è ancora Franco, ma la Bruna tenta il tiro della domenica e non deve commettere questi errori perché il portiere è molto bravo, però va spesso via, esce dai pali, va via Basile per la Bruna, ancora Basile è vicino, cioè, attenzione, e questo si fa sorprendere, speriamo che non lo faccia sorprendere oggi perché insomma la partita nell'ultima partita del torneo contro la Pantanelli in cui tutti De Leo. Ecco una cosa che volevo sottolineare. Ok, pericoloso tiro direttamente su punizione. Bella presa del portiere dentro la San Pio, seconda arrivata nel ed Andrea, attenzione, ha provato Marcello Neri, da sempre è una manifestazione seguitissima dalle. E va bene, il signor Attardi fischia la fine del primo tempo, squadra degli spogliatoi, e quindi a risentirci per la seconda parte di gara. Al Meno di Pasquale, l'Atletico Avola contro la San Pio Catania. Potrebbe essere anche il gol decisivo per accedere alla fase successiva. Iniziato in questo momento il secondo tempo con la San Pio X in attacco e adesso un'incursione della squadra dell'Atletico Avola. Calcio d'angolo, Marcello Neri tenta un cross dalla linea di fondo, provava a servire in verticale il proprio compagno Andrea Mangiagli, ancora verso Pepperelli, bello. Che ha provato di prima intenzione. Le squadre si fronteggiano nella zona centrale del campo, la San Pio sulla destra prova a scodellare una palla centrale, ma in questo momento accade l'impensabile, tentativo della San Pio d'attacco, commette fallo da rigore Vincenzo Rametta, e fuori aria parte Mazzamuto e la rete, bravissimo Ciccio, la rete, prodezza di Loreto, prodezza bravissimo di
Loreto. Una grande parata di stinto di Ciccio Loreto, esalta le doti del portiere rosso-blu. Esci, che osserva la posizione di San Filippo, che tenta di una palla Catania. Corrado La Bruna osserva la posizione di Andrea Manciani. Palla spedellata ed alza Brasile che tende. Ma ha dato l'illusione del gol. A rimettere lungo, la palla viene intercettata da Corrado La Bruna, osserva, si trovano alla grande i due bomber, La Bruna Manciagli che si libera di un compagno, ancora una volta, di un avversario, un'altra occasione, entra con il numero 15 Toscano. E esce il mister, tende il fischio, riprende la partita, ma il niente capitano di fatto. Cerca e trova Manciagli che ottimo poi restituisce spunto. La sfera, ma ancora La Bruna, palla verso la zona dell'area di rigore, un difensore di testa riesce a allontanare la palla, ma è Orazio Basile. Azione Avolese, Marcello Neri si avventa sulla sfera, ma è sempre la Sampio con un tentativo in verticale con Manciagli, Raeli Neri in questo momento, palla lunga, esce con, esce i, pugni, con i pugni Cosentino, no, sì. Bravissimo Andrea Manciagli a servire, Corrado La Bruna tenta, bellissimo, tenta di incrociare, occasione. Forza giusta necessaria per colpire bene la palla, Andrea Manciagli, bravo, bellissimo gol, bellissimo, eccolo lui Andrea Manciagli, rotto l'equilibrio, e come stavo per dirti, ci voleva l'incornata del bomber per sbloccare questa partita. Ancora l'Atletico Avalo con Marco Leone, servito da Corrado La Bruna, osserva Andrea Manciagli, anzi peccato. Marcello Neri si è cercato di incunearsi, chiudere in modo definitivo questa partita e chiudere i conti con questa formazione che si sta difendendo abbastanza bene, devo dire, con tutti i ragazzi avolesi dentro la propria area di rigore, con il solo Manciagli al limite dell'area, e il segno di gara non vede un fuorigioco, specie dopo il calcio di rigore subito, e fischia, ecco il fischio, in questo momento il direttore di gara alla fine della partita. L'Atletico Avola vince 1-0 grazie alla rete realizzata al 35esimo da Andrea Manciagli, e sono i ragazzi rossoblù ad accedere ai quarti di finale, e ancora una volta e sarà la formazione dell'Atletico Aula a rappresentare la provincia di Siracusa nella fase più calda del torneo regionale allievi tra le prime 8 squadre di Sicilia.